Mia family, bonjour, bonjour. Sono stranamente di buon umore, anche se sono in pieno trasloco e la mia vita al momento è veramente, veramente disastrosa. È veramente, cioè, il casino che più totale non si può. Comunque, ho già preso tutte le mie cose da questa casa. Mancano solo 4 scatoloni e 2 trolley dove ho le cose, diciamo, più di valore, eccetera, eccetera. Tra l'altro, in molti mi avete chiesto: ma non ti affiderai mica alla stessa ditta di trasporti, traslochi dell'altra volta? No, ovviamente no. Comunque, qua c'è gatto Denver. Allora, vi faccio vedere anche il resto della casa e com'è la situation in questo momento, ok? Per farvi capire. Perché poi adesso devo andare a fare la doccia e poi subito devo andare nel mio appartamento a svuotare scatoloni e a cominciare a mettere a posto, se non altro come prima cosa, naturalmente il mio studio. Perché i mobili nel mio studio sono già tutti posizionati, eccetera. Unica cosa, avevo preso questa scrivania grande, che forse per il mio studio è troppo grande, però mi ci trovo troppo bene. Comunque vi farò vedere, mi ci trovo molto bene e ho tutto, cioè, ben disposto su questa scrivania, quindi voglio tenerla in ogni caso, ma comunque poi vedremo. Magari mi darete qualche consiglio anche voi. Gatto Denver, che solitamente in camera non può entrare, ma tanto... Gatto Denver! Gatto Denver! Vieni! Vieni, caro Denver! Vieni, gatto Denver! Amore mio! Amore mio! Sei bellissimo! Vieni, gatto Denver! Allora, questa è la situation in questo momento. Questa è la mia ex cabina armadio, ok? E ci sono appunto ancora soltanto 2 scatoloni, 2 trolley, poi altri 2 scatoloni. Questi sono praticamente i vestiti che io ho per questa giornata di trasloco. Praticamente sto continuando a lavare perché non ho abbastanza roba. Oggi sono andata da mia mamma perché aveva questo cappotto, perché ero rimasta senza cappotti invernali. E qui, ragazzi, cioè, ci sono 7 gradi, quindi... E bora fortissima, soffia, cioè è veramente inverno, quindi non potevo stare senza cappotto. Io furbissima mi sono tenuta t-shirt, no, ok, no, il resto è tutto negli scatoloni già nel mio appartamento. E tu, Denver, ci tiene a farvi vedere. Amore mio, amore mio. E basta, insomma, e questo è quanto. Qui ci sono solo scatole vuote che devo buttare via, scarpe vecchie che devo buttare via. Lì ci sono trucchi che devo dare in beneficenza, qui ho svuotato tutto. E anche qui ho svuotato tutto, qui sono rimasti un paio di scatoloni, niente di che. La cosa più strana, vi faccio vedere il mio studio, perché ho già preso tutti i miei mobili, eccetera, eccetera. C'è l'eco, non c'è più nulla, se non la pignatta di Too Faced. La pignatta di Too Faced, ragazzi, devo prenderla. Perché non volevo farla portare via ai ragazzi del trasloco, perché è talmente delicata che non volevo si rovinasse, però la metterò qua, accanto a tutto il resto delle cosine che devo portare a casa mia. Ok? Comunque, in tantissimi avete chiesto come sto con il piede, perché in realtà l'ho detto su Instagram e non penso di averlo menzionato così tutti i volte, sicuramente no, ma praticamente, cioè, non sono caduta, ma mi si è... semplicemente tipo storta la caviglia e mi faceva molto molto male la notte dopo, cioè qualche ora dopo praticamente, e niente, sono stata al pronto soccorso, alla fine una distorsione alla caviglia e al piede e basta, devo tenere la fasciatura per 6 giorni, 5-6 giorni, quindi niente di che, in realtà sta già passando, però quando vi ho detto della vicenda, perché quel giorno ho saltato un video, quindi vi ho avvisati su Instagram, seguitemi su Instagram comunque se non mi seguite ancora, perché spesso vi aggiorno lì se magari appunto non riesco a caricare video un giorno, se arrivano in ritardo, eccetera. Mi avete scritto in tantissimi, eravate super preoccupati, quindi volevo dirvi di non preoccuparvi, che non è niente di che, ma che comunque appunto devo solo stare un pochino di più a riposo, il che non è affatto semplice, perché mi è capitato proprio praticamente 2 giorni prima che iniziasse il trasloco, quindi proprio una veramente tempismo perfetto, ma sto già meglio in realtà, sono passati 4-5 giorni e sto praticamente bene. Mi fa ancora un pochino male, ma ci sto camminando forse un pochino troppo sopra, ma appunto devo fare comunque avanti e indietro da questa casa a casa mia, eccetera, e... Però sono contenta perché il trasloco è praticamente finito, appunto, a parte quelle 3 cosine che devo ancora portare. Sono praticamente già sistemata nell'altro appartamento, nel mio appartamento.
ci vorrà un bel po' per svuotare tutti gli scatoloni, perché ragazzi sono 150, quindi ho praticamente casa mia in questo momento è invasa dagli scatoloni, ecco perché i gatti sono ancora qua, perché lì c'è talmente tanto caos che secondo me sarebbero costretti in uno spazio troppo piccolo, non lo so, penso che sia meglio portarli tra qualche giorno quando avrò svuotato tutto quanto e tutto sarà a posto in casa nuova. Quindi adesso vado a farmi la doccia e poi vado appunto di là e comincio questo lavoro. Ragazzi, ho fatto il calcolo, no, questa ve la devo dire, ho fatto il calcolo, ragazzi, ho traslocato 9 volte, cioè da quando, da casa di mia mamma, ok, io ho fatto il primo trasloco che avevo 24 anni, cioè io ho traslocato 9 volte, ok? In 10 anni io ho traslocato 9 volte, cioè, e non è che li ami proprio i traslochi, vi devo dire la verità, quindi insomma, ma chi li ama i traslochi tra l'altro? Tantissimi mi state scrivendo, sono anch'io nel bel mezzo di un trasloco, Nicole ti capisco, facciamoci forza ragazzi, è un periodo difficile della vita, mi rendo conto, sono con voi, facciamoci forza, facciamoci coraggio. Adesso mi trucco, che ho tenuto veramente pochissimi pochissimi trucchi, nel frattempo ho fatto la doccia e ragazzi, cioè, a me sembra incredibile avere il cappotto a metà maggio praticamente, però così è. Qui ci sono i trucchi che ho ancora qui praticamente, sono, aspettate che accendiamo le altre luci, ok, questi sono gli unici trucchi che ho e sono praticamente i trucchi da ogni giorno e ho una cosa per categoria, quindi, e non guardate le mie unghie ragazzi, devo andare a rifare il semipermanente, è veramente un disastro, e tra i trucchi c'è anche un po' di scotch per gli scatoloni, naturalmente. Mi sembra impossibile aver essere riuscita a trovare un outfit quasi decente. Ho questi pantaloni shiny, tipo in similpelle, poi ho le scarpe Valentino, che in questo trasloco si sono sporcate tantissimo, e non ho i calzini che vorrei avere, ma sono tutti scatolati, ricevato Denver come al solito. Ciao amore mio. Ciao amore mio, per adesso tu stai ancora un po' qua, ok? Dove è gatta Stellina? Gatta Stellina? Gatta Stellina, sempre sulla sua sedia. Ciao gatta Stellina, ci vediamo dopo. Ciao gatto Denver, io ti amo amore mio. No vabbè ragazzi, mi sto truccando e Denver, non so se l'avete visto poco fa quando ho filmato, Denver stava nel mio ex studio, quindi la porta che sta praticamente qua, ok? Allora, tutto ad un tratto ho sentito un rumore, boh, non lo so, un rumore, e gatto Denver è fuggito letteralmente di corsa via verso il soggiorno. Io non capisco cosa può averlo spaventato, visto che non c'è assolutamente nulla in questa stanza, ok? Non c'è niente, non capisco veramente. Le domande che io potrei farmi su questa casa sono veramente, veramente tante. Non facciamoci più domande, tanto sono gli ultimi giorni qua. No, a parte gli scherzi, cioè vi giuro, io non so se sia collegato al paranormale o se semplicemente questa casa faccia molto rumore, visto che è comunque una casa vecchia, ok? Quindi, insomma, magari sono scricchioli e robe varie, però, cioè, sono robe allucinanti. Cioè, ma perché Denver è scappato? Non c'è nulla. Cosa l'ha spaventato? Boh, non lo so, vabbè. Finiamo di truccarci. Tra tutto questo mi sono resa conto che non ho la base per l'ombretto e quindi userò il correttore di NYX come base, che insomma alla fin fine non è neanche tanto male, e poi non ho nemmeno il pennello per quello ampio, tipo per stendere l'illuminante o comunque il colore sotto l'arcata sopraccigliare, quindi userò i polpastrelli, veramente le gioie e i dolori del trasloco. Alright, sono in casetta nuova, ovvero nella mia casetta, sono tanto felice di essere qua. Allora, la signora delle pulizie, devo dire, è stata super super brava perché mi ha pulito benissimo entrambe le scarpiere, tanto della stanza, qui c'è il coso dei gatti, il tiragraffi, grattino, come si chiama, lì c'è il comò che in realtà era nell'altra, nella cabina armadio, l'ho messo lì ma vi farò tutto vedere, qui c'è lo specchio e materasso nuovo, ho già ordinato comodini e abat-jour nuove, quindi queste devono andare in pensione perché sono orrende, e poi mi dà fastidio il fatto che siano già stati usati, quindi tanta roba voglio cambiarla dopo aver dato in affitto, così come appunto ho cambiato il materasso, cuscini eccetera eccetera eccetera. Allora, qui c'è la cabina armadio che in realtà è altissima, non so se si vede, ma ho tantissime mensole comunque. Sì, i bagni sono stati puliti, c'era, ragazzi, non avete idea di quanto calcare c'era,
E la signora è stata veramente, veramente bravissima. Cioè, ci ha messo delle ore a pulirla questa doccia. Era un disastro, cioè un disastro. Comunque, questo è qua. Ho acceso la ventola. No, come si spegne? Non mi ricordo più gli interruttori. Ok, l'ho spenta. E poi, vabbè, ho messo questo mobile, già c'era, l'avevo lasciato. Ho messo le due che erano scarpiere adesso qui come librerie. Questi sono tutti armadi, ragazzi, che ho fatto fare su misura. Se mi seguite da quando ero in questa casa lo sapete, perché appena l'ho comprata ci ho vissuto per un anno e mezzo. E sono in realtà già questi come due armadi giganteschi. Quindi se vi chiedete se riesco a far stare tutte le mie cose qui, sì, grazie agli armadi. Mamma mia, quanto blush ho messo. Sì, grazie agli armadi che ho fatto su misura, che sono in questa stanza. Poi vabbè, anche sotto il letto c'è un sacco di spazio. Questi due che sono, ragazzi, giganteschi per le scarpe e non solo. E appunto ne ho due. Ho voluto che ci fosse lo specchio perché in questo modo tutto l'ambiente sembra più grande. Se appunto in una parete ci metti uno specchio bello ampio, sembra sempre molto più grande la stanza. Poi anche qui, ragazzi, ho dovuto ritinteggiare tutto due volte. Lui aveva fatto, cioè, migliaia di buchi, aveva appeso di tutto e di più. Qui c'è il bagno, anche questo è stato pulito, non a fondo, di più, cioè veramente con l'acqua, ragazzi, bollente, con la candeggina, cioè faceva schifo. E questo è il mio studio, che è stata la prima stanza che ho voluto, diciamo, sistemare. I mobili, i cassetti Alex, le cassettiere sono piene di trucchi, non ho svuotato niente perché ho veramente, avevo bisogno che fossero pronti per l'uso. Lì c'è il divano letto, scrivania, specchiera. E poi di qua, ragazzi, no, vi spaventate, c'è il soggiorno. Ebbene sì, questo è il mio soggiorno e la mia cucina in questo momento. Questa è la TV che era mia, quindi l'ho portata con me. E sì, e quindi let's go, iniziamo questo lavoro che sembra infinito, perché i traslochi sembrano infiniti, ma quando è finito sei così felice e non vedo l'ora che arrivi quel momento. Però per adesso godiamoci anche il momento della, come si dice, della sistemazione. Godiamoci anche questo, perché è comunque un passo importante, un nuovo passo molto importante della mia vita. Presto verrà anche Erika a stare qui con me e quindi i gatti, non vedo l'ora che arrivino, e i gatti di Erika, anche lì ci sarà da divertirsi. Sono super super felice, quindi anche se sono nel casino più totale, sono comunque felice. Ok, iniziamo dal mio studio, direi, quindi vado a cercare gli scatoloni dove ho scritto studio, perché almeno ho scritto in quale stanza vanno. Li porto pian piano nello studio e comincio a svuotarli, sperando che il piede non inizi a farmi male, perché io teoricamente dovrei riposare. Quindi, let's go! Ragazzi, ok, questa è la situation. Allora, in realtà non sembra, perché la montagna sembra sia sempre uguale, ma in realtà, boh, forse da qui notate che si è svuotato un po' l'ambiente, e questi sono tutti gli scatoloni che ho svuotato fino adesso. Allora, questi, poi vabbè, vi faccio vedere anche lo studio. Sono a buon punto con lo studio, sto pulendo tutto il cassetto della mia specchiera. Qui ci sono, ho comprato due beauty blender, voglio fare un esperimento con voi per un video, e sto sistemando tutte le mie cosine, gli smalti. Lì c'erano gli smalti nell'altra casa, ma visto che faccio quasi sempre il semipermanente, ho un sacco di smalti che non uso, penso che ne terrò pochi, ma metterò altre cosine su quelle scansie. Il divano, sto aspettando di trovare il copriletto, cioè il copridivano, intanto ci sono i cuscini. Qui bene o male sta proseguendo molto bene la situation, e sto dando priorità, come sapete, al mio studio, perché è imperativo che sia pronto entro pochi giorni, perché devo filmare per voi. Quindi qui ci sono tutte le mie jewel candles. E tra l'altro, ragazzi, guardate che meraviglia, mamma mia, sono una più bella e più profumata dell'altra. E tra l'altro, molto molto presto, che mi chiedete in tanti, ma Nicole, che cos'era quella mega sorpresa che ci dicevi? Ok, più o meno, che ci dicevi di jewel candle, eccetera. Ragazzi, non posso ancora svelarvi niente, però sarà un super 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 progetto e dovrebbe essere realizzato e svelato a voi molto presto, quindi spero non ci siano ritardi sulla tabella di marcia. Ma da quando sono stata a Berlino, cos'era, un paio di mesi fa, sa, marzo,
febbraio, marzo, boh. Da quando sono stata a Berlino stiamo lavorando tantissimo su questo progetto, quindi ne vedrete delle belle molto molto presto. Ma intanto sono molto contenta della mia scansia Jewel Candle, perché le finisco a velocità della luce, nonostante siano molto alte, specialmente queste. Queste ovviamente durano di meno perché sono un po' più corte. Queste mi durano parecchio, però ragazzi, sono talmente tanto ossessionata da queste candele che continuo ad usarle sempre. E quindi le finisco anche molto in fretta, quindi lo farei così piuttosto. Sembra molto più carino. Voilà, facciamo swap. E nel frattempo sto facendo anche una lavatrice, in modo da avere almeno qualcosina da indossare, perché vi giuro, ho tipo, non ho niente da mettermi, ma penso che in un trasloco sia normale. Vabbè, qui non c'è granché di nuovo, a parte ho messo il vaso con le rose, e questi sono tutti gli altri scatoloni che io ho svuotato, ragazzi, che sembra poco ma è tantissimo, credetemi, la stanza è ancora un disastro totale. Ma ho trovato un cuscino e poi questo quadretto, quindi piano piano ce la faremo. E quelli invece sono tutti gli oggettini che dovranno essere sistemati qui, ma devo aspettare anche che mi arrivino i nuovi comodini e le nuove abat-jour per poter sistemare anche loro. Li sto lasciando vuoti perché tanto appunto presto li cambierò. E nel frattempo mi è arrivato il messaggio da Just Eat che il fattorino ha lasciato il locale. Tra l'altro, a volte il messaggio Just Eat te lo manda veramente quando il fattorino ha lasciato il locale, altre volte il messaggio ti arriva tipo 2 ore dopo che il sushi è già arrivato, oppure ti arriva il messaggio dopo 30 secondi il fattorino suona. Mi fa un po' ridere questa cosa, non è mai giusto. Comunque non ha importanza perché sto qui, sto aspettando. E poi quando mi arriva il sushi, dopo un po' dovrebbe arrivare anche Eric, che finisce di lavorare e viene a prendermi, e mangeremo sushi assieme, così non serve cucinare. E facciamo una bella scorpacciata di sushi, che io adoro, come sapete. Altra cosa che manca sono le tende, non vedo l'ora di appendere le tende, perché è veramente brutta la casa così, non lo so. Sono abituata ad avere le mie tende e così non mi piace, che tra l'altro ho dovuto, ragazzi, erano nere, io vi giuro. Il ragazzo che stava qua prima, io non lo so che cosa faceva, ma cioè ha sporcato il sporcabile, era la persona più sporca che io abbia mai visto nella mia vita. E le tende erano nere, ragazzi, non grigie, nere. E dopo averle lavate comunque hanno ancora un sottotono grigio, in realtà, boh, non lo so. Spero che una volta appese non si veda, ma sono state lavate molto bene, questo sono sicura. Quindi, oh, mamma mia, dai, prima o poi ce la faremo, ve l'ho detto. Non so perché, ma io di solito, allora, sono una persona estremamente ordinata e nel caos non vivo bene. Io soffro il caos, il disordine lo soffro, la sporcizia la soffro davvero davvero tanto. Mi piace che sia sempre tutto in ordine. E quindi in questa situazione sto mettendo veramente a dura prova il mio carattere tipo OCD, avete presente? Ma stranamente, nonostante cioè io sia nel disastro più totale, sono comunque molto molto felice. Ci dovrebbe arrivare tra pochissimo, vediamo com'è, perché la lavatrice si è finito. No, non ancora, perché teoricamente dovrei mettere la roba poi nell'asciugatrice che sta di là. È venuta anche mia mamma ad aiutarmi ed ha riempito tantissimi mobiletti della cucina con i piatti, bicchieri, posate, eccetera, eccetera. E che bella sensazione essere nella mia casuccia, ragazzi, non potete capire, sono troppo felice. Ah, e vi devo far vedere un'altra cosa, mamma mia, però mi mancano i gatti, qua è così strano non avere i gatti, però fino a quando c'è questo casino non sarebbero contenti ed è anche un po' pericoloso secondo me per loro. Comunque, qui ci sono le scarpe. E sono quasi tutte, no, in realtà non quasi tutte, ma gran parte delle scarpe sono sistemate. Le scansie sotto invece sono per Eric, sistemerà lui le sue scarpe lì. E poi, notare la differenza quante scarpe ho io e quante scarpe ha lui, perché lo sapete che sono una delle mie passioni più grandi, le scarpe. E qui invece devo ancora riempire, ma devo trovare gli altri scatoloni dove ci sono le scarpe, quindi per adesso c'è pochino. Ma se vado avanti così, devo dire, sto andando, infatti non ho filmato per un po', che mi dispiace, ma volevo portarmi avanti con il lavoro e devo dire che sta andando molto bene, quindi se continuo così sono felice, perché non lo so, non voglio fare previsioni di quanto tempo mi ci vorrà per finire tutto, però se continuo così devo dire che farò tutto rapidamente, relativamente rapidamente, comunque sono contenta. E niente, ho ancora più o meno mezz'oretta
mezz'oretta barra tre quarti d'ora e quindi continuiamo. Ho sistemato anche un po' il bagno, guardate che meraviglia. Così ne lascio, ho messo il tappetino e ho sistemato un attimino. Il tizio mi ha rotto il porta carta igienica, ti ringrazio tantissimo, quindi adesso il rotolo deve stare là. Mi sto lavando le mani con questo coso di dubbia provenienza, no, in realtà stava in un mio beauty case, però non ho idea, cioè se sia shampoo, doccia schiuma, non lo so, quindi mi sto lavando le mani probabilmente con lo shampoo. Ragazzi, dettagli. E questo è quanto, sto comunque continuando ad occuparmi dello studio. È arrivato il sushi, evviva! Questa confezione bianca è per gli edamame, il resto è il sushi. E Eric mi ha chiamato poco fa dicendo che è caduto lo scontrino, che è quasi arrivato, quindi adesso scendo e finalmente si mangia. Ragazzi, ho una fame, oggi ho mangiato solo tipo 5 zucchine, che in molti vi stupite quando vi dico che alcune verdure effettivamente le mangio, le zucchine mi piacciono moltissimo. E mi avete chiesto in tanti su stories come mai sono chiare, le zucchine, almeno quelle nostrane di qua, sono verde chiaro, ci sono anche quelle scure, ma sono quasi bianche e sono le mie preferite. Comunque, ho super fame, quindi metto il cappotto e scendo, ragazzi, perché fuori fa, cioè voi non ci crederete, ma ci sono... Adesso vi faccio vedere se ce la fa, perché non prende internet praticamente e sto ancora aspettando che la team... Ok, ci sono 9 gradi ragazzi, 9 gradi, vediamo quant'è il real feel. Feels like 8, quindi temperatura percepita 8 gradi ragazzi e c'è un vento fortissimo. Ho visto un sacco di motorini a terra, quindi questo vi dice tutto, perché se la Bora riesce a capovolgere i motorini ragazzi è forte. Qui c'è Gatta Beta, ciao Gatta Beta! Rispondi, Gatta Beta? Anche lei chiacchiera oggi soprattutto, più del solito. Gatta Beta? E là c'è Gatto Max, quella è la sua postazione quando fa freddo. Che bellissima, sei bellissima. Perché la mia videocamera non mette a fuoco oggi? Che bellissima. Perché mi lecchi la mano? Sa di sushi. Tra l'altro volevo filmare il sushi ragazzi, volevo filmare il sushi ma ero talmente affamata che mi sono completamente dimenticata. Ho tirato tutto fuori, ho mangiato tutto e adesso a pancia piena mi sono ricordata che dovevo filmare il sushi. Ma mi sono veramente completamente dimenticata, avevo troppa fame e mi sono concentrata a mangiare super veloce. Comunque stranamente il trucco sta reggendo oggi, strano ma vero. E sto usando il fondotinta di Diego Della Palma ragazzi, mi piace un sacco, anche se sotto qualche luce non sembra esattamente del mio colore, adesso sembra di sì, tra l'altro. Ciao amore. Ciao. Guardate che premuroso mio amore che mi fa la fasciatura. Fatto. Grazie. Ragazzi. Sembra che ho il piede come un salsicciotto. Fasciatura casalinga. Grazie. Questa è la situation ogni sera quando io devo struccarmi. C'è Gatto Max che viene con me in bagno e si fissa qua praticamente. Gatto Max. Ok, struccaggio time. Sono truccata da tantissime ore, quindi la mia pelle ringrazierà. Ah, e tutto sommato, vi devo dire, nel complesso sono molto contenta di come è andata questa prima giornata di spacchettamento, perché in realtà il trasloco è iniziato da qualche giorno, ma questa è la prima giornata in cui sono stata a casa mia a svuotare scatoloni. E sono contenta, sono riuscita a fare tantissimo. Domani Eric lavora di nuovo tutto il giorno e io approfitterò, vabbè, la mattina devo comunque fare il montaggio di questo vlog e poi ho un sacco di mail a cui devo rispondere e poi torno di nuovo nella mia casetta a fare svuotamento scatoloni, se così si può chiamare. Sì, la mia pelle si arrossa sempre tantissimo quando mi strucco, ma poi mi passa subito.
Oggi veramente non avevo voglia di struccarmi, di solito lo faccio subito, ma oggi ho aspettato proprio l'ultimo secondo, ragazzi, ma veramente non mi andava. Ci sono serate in cui non ho voglia di struccarmi ed è la cosa più noiosa da fare. Ma si deve sempre, bisogna sempre, sempre struccarsi, mi raccomando, perché la pelle deve respirare. Almeno la notte, se andiamo a dormire con il trucco, tra l'altro invecchia anche più in fretta e quindi ci ritroviamo con le rughe. E, mi ricordo quando ero... gatto Max. Prima piange perché vuole entrare, poi piange perché vuole uscire. Sì, mi raccomando, mai, 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 mai andare a nanna senza prima struccarsi. Mi ricordo che quando ero piccola, tipo boh, avevo 15 anni, lo facevo sempre ed era terribile perché mi svegliavo con tutto il mascara sulle lenzuola, era veramente tremendo. Ma a parte questo, fa proprio male alla pelle, quindi non fatelo. Vabbè, questo è quanto per oggi. Sì, molto molto positiva prima giornata. Ovviamente domani non potrò ancora filmare un video normale che non sia un vlog, quindi aspettatevi anche domani un nuovo vlog. Ma nei momenti di trasloco è normale che appunto io possa filmare vlog ma non altre tipologie di video, ma ho un sacco di nuovi video in arrivo però. Quindi questo è quanto, mamma mia, cioè allo specchio non mi vedo così arrossata, però in videocamera sembro uno zombie, quindi va bene. Mia family, questo è quanto, noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Bacio grandissimo, ciao, buonanotte o buongiorno, qualsiasi momento della giornata sia per voi. Ciao!